oggi parliamo di 10 scene più stupide / divertenti, perché alla fine le scene più stupide sono quasi sempre quelle più divertenti, non sempre ma quasi, di Friends. È una classifica, quindi iniziamo subito dal decimo posto. Al decimo posto abbiamo l'armadillo natalizio. È il giorno di Natale e Ross non trova il costume da Babbo Natale, affitta quello da armadillo. Quando Ross riesce quasi a convincere Ben, si fionda dalla porta chi? Superman. Joy vestito da Superman. Al nono posto abbiamo quando Phoebe, che poi se avete visto il telefilm in inglese è sempre molto difficile sentire poi Phoebe e non Phoebe, quella scena in cui prende dalla borsa mille oggetti, mille cose, come se fosse la borsa di Mary Poppins, compreso anche un pesce. Ebbene sì, un pesce. All'ottavo posto abbiamo quando Ross e Rachel finalmente si danno il primo bacio e Ross si prende una bella capocciata nello sportello della lavatrice e cade per terra. Al settimo posto abbiamo quando Joy dice di essere un ballerino e deve insegnare a un gruppo di persone un balletto e insegna questo balletto. Al sesto posto abbiamo i regali di Natale di Chandler e Joy per gli altri. Ovviamente regalano di tutto tranne cose carine, tipo bibite in lattina, preservativi, coprivater per i water, quelli pubblici, e un profumatore da auto per Rachel, che non ha neanche l'auto. Al quinto posto abbiamo la puntata della partita di football, quando tutti quanti vanno in nel parco a giocare a football e come distrazione Phoebe si alza la maglietta e mostra il seno e ovviamente tutti ci cascano, soprattutto Chandler, anzi forse solo Chandler. Al quarto posto abbiamo gli scherzi di Rachel e Ross quando devono andare a Las Vegas, quindi in aereo, e ovviamente è quello che poi porta al matrimonio, come ben sappiamo. Però ecco, non è l'unica cosa, sono gli scherzi e l'alcol, però quegli scherzi mi fanno morire da ridere, sono stati troppo divertenti. Quando Rachel tira l'acqua nei pantaloni di Ross e dice che si è un po' emozionato, oppure ovviamente quando Ross disegna i baffi e la barba a Rachel. Al terzo posto abbiamo di nuovo Rachel. Rachel e la sua zuppa inglese. Quella scena è meravigliosa e Rachel deve fare il dolce per il giorno del ringraziamento, mi sembra, ed è l'unico dolce della cena e lei quindi è tutta agitata. Purtroppo la povera Rachel ha letto pagine sbagliate perché si sono appiccicate due pagine e quindi ha fatto metà ricetta della zuppa inglese e metà di uno spezzatino di carne, una cosa del genere, quindi metà dolce e metà salato, e si ritrova a dover servire la zuppa inglese, la crema pasticcera con i piselli, la carne, la panna, e piace solo a Joy. Al secondo posto abbiamo i pantaloni di pelle di Ross, bellissima puntata in cui primo appuntamento con una nuova ragazza, lui decide di sfoggiare i suoi bellissimi pantaloni di pelle nuovi e purtroppo deve andare in bagno, se li sfila ma poi non riesce più a tirarli su, si spalma alla qualunque, tutto quello che trova in bagno, compreso creme, borotalco, qualsiasi cosa, e alla fine esce da quella casa. Poi non vedrà mai più la ragazza, con i pantaloni sotto braccio e in mutande. Bellissima scena, troppo divertente. La scena più stupida in assoluto, più divertente, è sicuramente quando Joy si infila la testa del tacchino per spaventare Chandler. È stata la scena più divertente in assoluto. Queste erano tutte le scene più divertenti / stupide, e ovviamente ce ne sono a bizzeffe in Friends. Ho scelto queste perché erano quelle un pochino più particolari, però ce ne sono altre magari più famose, quelle più stupide per antonomasia. Queste erano quelle più ricercate secondo me, molto molto divertenti. Scrivetemi la vostra di classifica con le 10 scene più stupide / divertenti di Friends, oppure se ne avete una sola scrivetemi quella, però sono molto curiosa. Io ne avrei altre 200 miliardi perché adoro Friends, come sapete è il mio telefilm preferito. Nell'info box lascio il sito e la pagina Facebook, mi raccomando seguiteci anche lì. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!